Arriviamo quindi al romanticismo e prima di vederne alcuni degli autori volevo soffermarmi ancora su un quadro. Il quadro, abbiamo detto, è un riferimento che ci accompagna in queste lezioni. Nella scheda di pagina 302 del vostro libro avete riportato un quadro di Francisco Goya che rievoca la giornata del 3 maggio 1808. La scena è questa: abbiamo un plotone di esecuzione di truppe francesi che sta fucilando un gruppo di patrioti iberici, spagnoli. La figura al centro del quadro è questo patriota con le braccia alzate, spalancate, la camicia bianca, illuminato dalla luce. E questo quadro appunto esemplifica quello che abbiamo detto, no? Cioè è il momento in cui le armate napoleoniche fanno ingresso in Spagna e trovano l'opposizione dei patrioti spagnoli, quindi esemplifica la seconda fase dell'atteggiamento dei romantici che in un primo momento avevano simpatizzato per l'idea della rivoluzione, ma quando questo si trasforma in un progetto di oppressione, certamente cambiano il loro primo atteggiamento in un atteggiamento di dichiarata ostilità. E venendo a pagina 309, l'inizio del capitolo che riguarda il romanticismo, si ricorda appunto che viene organizzata la sua prima forma di circolo dai fratelli Schlegel nella cittadina di Jena. Jena è una piccola città tedesca che, come altre, come Heidelberg per esempio, oggi sono città di carattere turistico, città storiche, ma nell'epoca di cui ci stiamo occupando, sono città che erano importanti anche dal punto di vista culturale, perché appunto avevano sede i circoli romantici. E i fratelli Schlegel iniziano a Jena a organizzare questo loro circolo, poi si spostano a Berlino nel 1797, verso la fine del secolo, dove fondano, in particolare Friedrich Schlegel, fonda una rivista che si intitola Ateneum, che è una rivista importante perché dà voce al movimento, che peraltro però avrà una vita abbastanza breve. Al movimento aderiscono anche altre personalità, tra cui i poeti Novalis, che è questo raffigurato a pagina 308, e Hölderlin. Il nome, appunto, come già abbiamo detto, di Romantik è proprio coniato da Schlegel. E questo movimento che appunto poi si espanderà in tutti i principali paesi europei. Per quanto riguarda Schlegel, propone un concetto su cui ci dobbiamo soffermare, pagina 310, che è il concetto di ironia. Ironia certamente allude più o meno vagamente a quel metodo, vi ricordate, socratico, no? Che consisteva nel corso di una discussione con un interlocutore, consisteva nel portare progressivamente l'interlocutore a ravvedere da se stesso, sul suggerimento naturalmente di Socrate, le sue posizioni, no? Fino a fare in qualche modo confluire su ciò che in un primo tempo non era convinto, no? Quindi è una specie di strategia, potremmo dire, indiretta, no? Questa è l'ironia del metodo dialogico socratico. Nel caso di Schlegel, invece, l'ironia è quell'atteggiamento che fa riferimento a quel dissidio di cui abbiamo parlato, no? Quella contraddizione, possiamo pure dire, tra che vive il soggetto quando appunto è perfettamente consapevole di vivere in una condizione, chiamiamola ontologicamente finita, e di avere dentro di sé questa tendenza verso una dimensione che lo oltrepassa, no? Ecco, allora, quando si rende conto il soggetto di questa contraddizione, può anche appunto assumere nei suoi confronti, nei propri confronti, un atteggiamento di ironia, cioè un riso che consapevolmente si ha nei confronti di questa nostra condizione. E potremmo dire che l'ironia è un po' il sentimento che può fare da pandan a quello di cui abbiamo parlato prima, cioè la Sehnsucht, no? Quindi Sehnsucht e ironia, entrambi sono sentimenti che caratterizzano
questa consapevolezza del dissidio che ci abita interiormente. Novalis, che non è suo nome, il nome Friedrich von Hardenberg. Novalis, siamo sempre ovviamente in quest'epoca, no? Nasce nel 1672 e propone invece, tra l'altro, spesso le biografie di questi personaggi sono tragiche. Novalis muore molto giovane, 29 anni, è ammalato di tubercolosi, che all'epoca i malattie respiratorie non sono oggi, erano micidiali, no? E propone invece una visione, Novalis, nelle sue poesie, raccolte principalmente negli Inni alla notte, scrive poi anche un'opera di considerazioni filosofiche che si chiamano Frammenti, e propone, ecco, una visione di idealismo magico, si potrebbe definire, in cui, per così dire, l'attività del poeta, dell'intellettuale, è quasi di proiettare sulla natura, che in questo senso rappresenta il non io rispetto all'io, di proiettare, diciamo, le sue istanze, no? Per cui di fatto la vita tenderebbe a trasformarsi in una certa misura in un sogno, cioè noi vivremmo in virtù di questa proiezione di ciò che è dentro di noi su ciò che è esterno a noi, vivremmo in una sorta di dimensione onirica, no? Che verrebbe a interporsi tra la realtà e quella che sarebbe altrimenti una mera fantasia vuota, no? Questa dimensione onirica, questa dimensione di sogno che noi viviamo è appunto quella realtà costruita in qualche modo dalle nostre proiezioni sentimentali. Questo è l'idealismo magico. E scrive anche un romanzo, peraltro incompiuto, Novalis, che si intitola Enrico di Ofterdingen, che rappresenta in sequenza appunto letteraria quell'anelito, no? Perché proprio dalle prime pagine del romanzo il protagonista ha una visione, gli appare un fiore azzurro, no? Che testimonia questo altrove indefinito, e questo però simbolo non riesce nel corso delle sue vicende mai in qualche modo a riappropriarsi, una visione che appare e scompare, ma rimanendo sempre nella lontananza rispetto al protagonista della vicenda. Dal punto di vista invece politico, che abbiamo detto sempre presente nella poetica dei romantici, Novalis scrive un saggio che ha una sua importanza, che si intitola, pagina 312 in alto, Cristianità o Europa, no? In cui si sostiene una tesi che poi purtroppo in tempi più recenti è stata spesso utilizzata in senso strumentale, ma noi qui parliamo dell'opera di Novalis con la sua dignità, sostiene questo concetto che nel Medioevo il cristianesimo ha svolto una funzione di cemento, chiamiamolo così, ideologico della società, no? Quindi un elemento di coesione sociale, perché tutto il mondo, tutta la società, insomma, al di là degli strati, a differenza di strati sociali, comunque aveva questo elemento comune, insomma, il cristianesimo era ciò che in qualche modo univa internamente la società civile medievale. E questa unità invece è stata spezzata, dice Novalis, nel momento in cui c'è stata la scissione di Lutero, no? Che quindi in qualche modo ha venuto a introdurre questa scissione in quella che invece era una unità importante. Quindi è un po', abbina un po' Novalis l'idea appunto che la tradizione culturale europea abbia a sua base questo fondamento che è il cristianesimo. Sulla raccolta di poesie intitolata Gli Inni, che sono dedicati spesso e volentieri alla notte come dimensione di richiamo, e non a caso perché la notte, essendo una dimensione indistinta, no? In cui nel buio non possiamo differenziare i particolari, evoca abbastanza esplicitamente quella volontà di essere assorbiti nel tutto, nella dimensione del tutto. Avremo modo, tra breve, di considerare una poesia di questa raccolta. Ecco, un autore invece su cui ci dobbiamo soffermare un po' di più è questo Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, pronuncia un po' difficilmente questo cognome, Schleiermacher, che nasce nel 1768 ed è un
filosofo che insegna anche all'Università di Berlino, che scrive varie opere e in particolare quella su cui ci soffermeremo oggi si intitola L'ermeneutica ed è importante perché, come vedremo, anticipa un filone che poi si svilupperà nella filosofia del Novecento. Iniziamo col dire come vede la religione Schleiermacher, no? Perché noi abbiamo detto già che la religione spesso è interpretata dai romantici come una delle modalità appunto di esprimere questo bisogno di tendere verso l'assoluto, no? Ecco, qui è piuttosto caratteristico, poi lo vedremo anche nel brano ontologico che considereremo, perché scinde Schleiermacher dalla religione gli elementi dottrinali, cioè dice la religione non ha a che fare né con la metafisica né con l'attività morale, no? Quindi non ha a che fare con la teologia, cioè con la speculazione, perché essenzialmente la religione esprime questo sentimento intuitivo di volontà, appunto di fusione. Quindi, come vedremo nel brano, Schleiermacher mette in primo piano l'elemento proprio sentimentale, no? Della religione, come scelta proprio appunto non teoretica, ma si potrebbe dire intuitivo-sentimentale. E tra l'altro traduce anche il nostro i dialoghi platonici ed avrà anche in questo senso, dal greco, probabilmente, e avrà anche, quindi in questo senso anche un suo ruolo importante per introdurre la filosofia greca in termini tedeschi, quindi insomma porterà un contributo anche al dibattito in questo senso dei suoi contemporanei. Ecco, dicevamo l'ermeneutica, che il vostro libro, vedete, dice, caratterizza in pagina 314 in alto, come ermeneutica vuol dire, ermeneusis vuol dire interpretare, no? Un'attività interpretativa che però, ecco, vedete, qui si espande in senso lato non solo all'interpretazione dei singoli testi, ma proprio all'interpretazione di quello che è il testo della vita, no? Alla parte antologica, poi forse è meglio che ci dedichiamo successivamente. Per ora proseguiamo nella carrellata che stiamo facendo tra autori. L'altro poeta che abbiamo accennato prima si chiama Friedrich Hölderlin, anche lui nasce sempre in questi anni, negli ultimi decenni, 1770, e anche lui è segnato la sua vita da un elemento negativo, perché nel 1806, quindi a 36 anni, viene colpito da una forma di patologia mentale che lo accompagnerà poi per altri altrettanti anni, quindi per così dire metà della sua vita viene vissuta in questa condizione patologica. Hölderlin esprime a sua volta questa forte tensione verso il tutto e la esprime non solo nelle poesie, ma anche, anche lui, a sua volta anche lui in un romanzo che si intitola Iperione, vedete, o L'eremita in Grecia. E questo personaggio, e qui abbiamo ecco, un'altra tipica esperienza del romanticismo, viene seguito nel suo romanzo nel suo perenigrare, potremmo dire, no? Che ha un nome specifico in tedesco sempre, che si chiama Wanderung. Ora, la Wanderung non è solo la passeggiata nel bosco, è proprio una sorta di andare per il mondo, in questo caso, un andare anche con una meta che spesso non è definita, no? Voi sapete che il viaggio nella cultura tedesca ha sempre avuto un grosso rilievo, no? Goethe, di cui abbiamo accennato prima, aveva teorizzato il cosiddetto Bildungsreise, che è il viaggio di formazione, Reise è il viaggio, Bildung di formazione spirituale. E questo viaggio degli intellettuali tedeschi avveniva sempre verso il sud, cioè verso l'Italia. E visitare l'Italia, tra l'altro consideriamo che naturalmente all'epoca i tempi di percorrenza erano molto più lunghi perché i viaggi si facevano in diligenza e doveva appunto anche superare le Alpi. Quindi questo viaggio in Italia, perché l'Italia è il paese delle 100 città
dell'arte, no? Quindi visitare l'Italia appunto era un'esperienza di crescita culturale e spirituale, a Bildungsreise. In questo caso invece si tratta di un viaggio dal carattere appunto un po' diverso, perché è un vero e proprio appunto viaggiare in Europa in dimensioni diverse da quelle di appartenenze più note, proprio per un'occasione di in qualche modo comunque crescita umana e culturale. Un altro autore, ecco, questo è un altro autore di quelli come Herder e come Goethe, che ha un piede, diciamo, quello della prima formazione giovanile nello Sturm und Drang e poi un avvicinamento alla tematica romantica. Si tratta di Friedrich Schiller, il quale nasce nel 1759, che è un drammaturgo, un letterato, ma nella parte centrale della sua vita si è anche occupato proprio di questioni filosofiche e storiche, tanto anche da avere una cattedra universitaria in storia. Nei suoi testi, vedete, sulla grazia e sulla dignità, lettere sull'educazione estetica, sulla poesia in genere sentimentale, sono saggi di carattere letterario ma anche filosofico, in cui si sostiene intanto, ecco, per venire a quella tematica politica, che la vera libertà è la libertà che si crea all'interno della coscienza, l'interiore omne, potrebbe dire. E questa è una tesi che lui proprio matura dall'analisi della vicenda della Rivoluzione francese, no? E anche appunto dei suoi onori e invece dei suoi limiti, no? Per così dire. E ragionando su questo, appunto, arrivo a concludere Schiller che la libertà in primo luogo deve essere una conquista, una realizzazione interiore della coscienza. E poi, nello scritto sulla grazia e sulla dignità, teorizza una figura che si chiama l'anima bella, di schöne Seele, l'anima bella, che cosa che diventa una figura classica, no? Nella letteratura, nella filosofia tedesca. E che cosa rappresenta questa figura? E noi ci ricordiamo nella riflessione kantiana, passando dalla ragion pratica al giudizio estetico, ci ricordiamo che il soggetto, l'uomo, rimaneva sempre un po', diciamo, sospeso fra due dimensioni, in cui da una parte avrebbe teso ad assumere un comportamento morale e a sentirsi nella natura appunto in pace, in armonia, dall'altra parte però c'erano anche delle tendenze che lo portavano fuori gioco, no? Anche dal punto di vista morale, da una parte c'è il senso morale, ma dall'altra parte c'è la tendenza a fare il male. Quindi, insomma, si rimaneva sempre un po' su questa dimensione un po' conflittuale, su un solco da superare. Ecco, l'anima bella invece esemplifica il soggetto, l'individuo che riesce spontaneamente, cioè in base alla spontaneità della propria coscienza, della propria natura, del proprio livello culturale, riesce spontaneamente a fare il bene, quindi che è l'individuo che riesce a superare quel dissidio, quella scomposizione, che è in grado di fare quel salto, no? Quindi è una vita esemplare quella dell'anima bella, perché è indirizzata spontaneamente alla realizzazione del bene. Se andiamo avanti, ecco, saltiamo Goethe, perché Goethe richiederebbe tutto un capitolo a sé stante, e vorrei invece soffermarmi ancora una volta su un quadro, ma a questo punto non è un quadro solo, ma è un gruppo di quadri. Sono di Caspar David Friedrich, che è il pittore più famoso della corrente romantica tedesca, non so se avrete occasione di studiarlo in storia dell'arte. E i suoi quadri sono proprio esemplificativi, no? Del sentimento tipico dei romantici. E li possiamo appunto vedere. Tanto appunto Friedrich è coetaneo degli autori che abbiamo citato prima, che lui nasce nel 1774. Ora, guardiamo il quadro, per esempio, che è a pagina 320, in basso a sinistra, vedete, Luna nascente sul mare. E qui abbiamo una scena in cui su uno scoglio vicino al mare ci sono delle figure silenziose, due donne e un uomo, che guardano verso l'orizzonte delle navi che si allontanano e che, vedete, corrispondono esattamente, sono tra le navi i tre personaggi. Quindi c'è un
una esemplificazione metaforica delle navi che si allontanano verso un orizzonte non ben distinto, ma un elemento fondamentale del quadro è la luce, perché qui siamo nella luce, vedete, serale, no? Che tende verso il tramonto. La luce è anche la protagonista del quadro che abbiamo a pagina 321, che si intitola invece Uomo e donna in contemplazione della luna. Uomo e donna che forse potrebbero anche rappresentare tra l'altro il pittore stesso e sua moglie, che vedete sono soli, nel senso di solitudine, si respira quasi un silenzio assoluto, anche se non possiamo percepire sensibilmente. Dimensione anche qui scena serale, vedete questa luce chiara, ma non abbagliante, della luna appunto, no? Cioè il momento in cui dal tardo pomeriggio si sta trascorrendo verso la sera, e forse questo passaggio è anche già compiuto, no? Qui forse ancora più tardi l'ora. Se poi guardiamo quel dipinto che c'è tra le due, nelle due pagine successive, vedete, quindi messo in grande, occupa tutta l'estensione del libro, e beh, qui abbiamo due figure, sempre paesaggio serale con due uomini, e qui di nuovo sono gli stessi elementi, no? Queste due figure intanto di spalle, quindi noi non le vediamo in volto, che sono di fronte a questa distesa, vedete, con i colori che trascorrono tra la superficie e lo sfondo indefinito, questa luce sempre arancione, giallo, pallida, no? Quindi luce solare. Poi avete addirittura in quattro fogli, vedete, se aprite queste pagine centrali, un quadro che si intitola L'età della vita. Qui tra l'altro la luce, ecco, questa luce particolare non è escluso anche che ricordi un po' le atmosfere baltiche da cui è originario Friedrich. E qui abbiamo quattro figure, vedete, anzi cinque figure. Abbiamo un uomo più anziano, sempre di spalle, più anziano perché sta accompagnandosi col bastone, un signore, due bambini accucciati con la mamma, no? Si chiama il quadro L'età della vita perché evidentemente questi cinque personaggi sono differenziati appunto dall'appartenere a un'età cronologica diversa. Ma la cosa interessante è che i personaggi vengono rappresentati simbolicamente da altrettante navi, vedete cinque, quelle più vicine alla riva, quindi quelle più giovani, certamente esemplificano i bambini, quella centrale, vedete il signore, e poi, da notare, l'ultima, quella sullo sfondo, che sta ammainando le vele perché probabilmente è prossima all'ingresso in porto, ed evidentemente quell'ultima nave rappresenta l'uomo più anziano, quello che si sta avviando appunto a trascorrere in un'altra dimensione, cioè è giunto alla fine della sua vita. Il tutto, tutta questa scena appunto, in questa luce pallida serale, no? A questo punto, vedete, sulla destra abbiamo riportata una di quelle poesie di cui si diceva prima, che appartiene alla raccolta La notte di Novalis, no? Inno alla notte. Il primo inno, ecco, non la leggiamo per intera, però richiamo l'attenzione su alcuni versi, no? Al quarto verso, anche qua si parla di una luce giocondissima che invade tutta la scena del mondo, della natura, no? Perché vedete qualche riga più sotto. La respira il cosmo immane, la luce giocondissima, la respira quattro versi sotto la pietra e poi ancora la pianta sensitiva, il selvaggio focoso animale, ma soprattutto il viandante superbo, messo in maiuscolo, che è evidentemente l'uomo, no? Il viandante, quindi quella peregrinazione, dicevamo prima, il peregrinare dalla Wanderung. No? E poi nella parte finale, a proposito di luce, prima appunto c'è l'inno alla luce che pervade tutto il mondo, però lui, Novalis, dice pure io mi volgo altrove, verso la santa, inesprimibile, misteriosa notte, perché la notte è appunto quella dimensione avvolgente, no? In cui non si distinguono più i particolari, con quale sentimento? Malinconia profonda, e l'ultimo verso, quando caduto è il sole, tra l'altro qui ricordate quella scena dantesca dove si dice che al navigante, sul volgere della sera al navigante si intenerisce il cuore, no? E vuol dire insomma, che al timone, il navigante che ha il timone della nave, questo sfondo infinito del mare sul volgere della sera,
evidentemente nella sua mente rinascono i ricordi della famiglia lontana. E l'ultimo dipinto, ecco, non meno importante, e tra l'altro piuttosto noto, questo si chiama di Caspar David Friedrich sempre, Il viandante sul mare di nebbia, si intitola questo quadro, che tra l'altro è ripreso su molte copertine di libri. E qui per l'ennesima volta abbiamo vedete un personaggio di spalle intanto, che sta guardando dall'alto di una montagna in basso la nebbia e si può anche immaginare il panorama di sotto, che questa è un po' l'esperienza che anche ognuno di noi può fare quando va in alta montagna e dall'alto della montagna vede laggiù in fondo nella valle i ridotti in particolare in miniatura, diciamo, quegli elementi della vita quotidiana e di ogni giorno, no? E quindi noi abbiamo quasi la tendenza da quell'alto della montagna a ridimensionare quei particolari, quella vita che quando ci siamo dentro ci sembra decisiva, però vista da quelle altitudini perde, in un certo senso, essendo ridotta e ridimensionata fisicamente, sembra quasi anche perda importanza, no? Quindi questa distanza dello spirito che è riuscito a elevarsi sopra la quotidianità.